Pareggio che probabilmente vi sta stretto, ancora una volta però si somiglia a Santa Maria, solo passato in svantaggio. In casa sì, in casa purtroppo abbiamo questo limite, siamo consapevoli del fatto che non siamo il Real Madrid e non possiamo sempre giocare come abbiamo giocato nel secondo tempo perché saremo primi in classifica, però siamo capaci di farlo. Io spesso mi arrabbio con i miei giocatori perché non sempre riescono a tenere alto il ritmo. E quando non tengono alto il ritmo, che giocano con un tocco di più, diventano vulnerabili. Il primo tempo non è che è stato dominato dagli avversari, è stato un primo tempo assolutamente equilibrato, nel quale noi abbiamo avuto due o tre occasioni, loro un paio, e comunque abbiamo fatto sicuramente un maggiore possesso palla. E il secondo tempo siamo stati strepitosi ed è stato ancora più importante il fatto che siamo andati in vantaggio, in svantaggio. Essendo andati in svantaggio, poi dopo abbiamo avuto una reazione da grande squadra, quale
spesso siamo. E a me fa molto piacere perché questi ragazzi avevano bisogno di un'iniezione avevano bisogno di far vedere come sono bravi davanti al loro pubblico, perché noi abbiamo fatto 5 vittorie consecutive fuori casa, che sono quelle che ci hanno permesso di essere in una situazione di classifica non tranquilla, ma ci ha permesso di fare questo salto di qualità rispetto a 3 mesi fa. Ecco, perché secondo te nelle ultime settimane questa differenza di rendimento tra trasferte e case? Non lo so, probabilmente perché fuori casa giochiamo più tranquilli, non abbiamo magari la pressione di dover fare bella figura di fronte ai nostri tifosi, ai nostri amici, anche se comunque ci seguono anche in trasferta. Credo che sia questo il motivo. Abbiamo sempre un approccio alla partita, purtroppo, che non è negativo, ma è un po' passivo in alcuni momenti. E noi siamo una bella squadra solo se riusciamo a giocare con grande intensità, con grande ritmo. Allora sì che vengono fuori anche le caratteristiche individuali dei giocatori, dei singoli, ma in primis è il collettivo quello che fa la differenza da noi qua a Santa Maria. La salvezza è un passo, manca ancora qualche punto, prossima tappa Molassana. Sì, la salvezza è un passo, se oggi avessimo vinto come avremmo strameritato, perché al secondo tempo è stato un assedio nel quale abbiamo creato tantissimo, giocato un grande calcio contro una squadra che si difendeva e cercava di ripartire. Quindi peccato, ancora una volta abbiamo perso 2 punti, però considerando il fatto che eravamo in svantaggio e abbiamo pareggiato, io lo considero comunque un punto, una partita positiva e un punto importante. Soprattutto sono orgoglioso della prestazione della mia squadra, che nei momenti di grande difficoltà riesce sempre a tirare fuori qualcosa in più. Domenica abbiamo una partita contro il Molassana fondamentale, perché anche loro hanno un punto più di noi e non sono neanche loro del tutto salvi, teoricamente. Quindi noi andremo lì per cercare di chiudere il discorso e di vincere. Poi sappiamo che abbiamo di fronte un avversario importante, che oggi appunto ha perso contro una nostra diretta concorrente. Dovremo fare una grande partita e non badare assolutamente al fatto che il punto potrebbe anche essere positivo, perché allora andremo incontro a spiacevoli sorprese. Dobbiamo fare la partita che abbiamo fatto oggi nel secondo tempo e 5 volte di fila fuori casa. Potremmo dire che è stato un pareggio su punizione, punitivo, perché il Borgorati è andato in vantaggio grazie a un gran calcio di punizione e il Santa Maria ha pareggiato e fissato il risultato sull'1-1 con una punizione più astuta che potente, ma molto particolare, molto, secondo me, interessante da parte del suo giocatore. Direi che ancora una volta Fontana di Cesarete ha dimostrato di avere risorse infinite e di avere soprattutto un morale, di essere un vero gruppo. Era una partita che si era messa male, era uno scontro salvezza. Se avesse vinto il Borgorati avrebbe risucchiato il Santa Maria in piena zona play-out dal quintultimo posto. Aver ottenuto un punto a questo è molto importante e permette a Santa Maria di affrontare le prossime partite con relativa tranquillità. Direi che con 5 punti, probabilmente, forse anche 4, il Santa Maria sarebbe salvo. E c'è poi da dire dell'ultima squadra del Levante, cioè il Camogli. E qui invece le note si fanno immediatamente dolenti, perché la squadra bianconera, che aveva cambiato allenatore proprio nei giorni precedenti alla partita, è stato esonerato mister Dalmonte, che era l'esordio come tecnico, ed è tornato, qui è stato anche qui una soluzione in famiglia come quella di Riva Samba, perché è stato promosso alla guida della prima squadra Giovanni Picasso, che già l'aveva guidata 3 anni fa e che attualmente era ed è il mister della Juniores. Quindi una soluzione in famiglia interna per cercare di ricompattare le fila, ma purtroppo i risultati non si sono visti, almeno in questa prima partita. Anzi, questa sconfitta contro una squadra che è virtualmente spacciata come il Castelletto è molto preoccupante. A questo punto il Camogli credo che molto difficilmente potrà evitare di andare ai play-out. L'unico obiettivo che può porsi in quest'ultimo mese di campionato è quello, mese e mezzo di campionato, perché c'è anche la sosta pasquale, è quello di non arrivare al penultimo posto, perché anche qui arrivare penultimi vuol dire affrontare i play-out, il doppio incontro di salvezza, in posizione svantaggiosa, tanto che 2-0-0 per esempio con la Genovese condannerebbero il Camogli all'immediato ritorno da quella prima categoria che ha lasciato appena 12 mesi fa.
Vedremo comunque quanto accadrà nelle prossime partite, a cominciare dalla giornata che va in scena domenica prossima, che è la 27esima, e che propone Borgoratti-Castelletto, Camogli-Ortonovo, Genovese-Casarza-Ligure, Ligorna-Colli di Luni, Magra-Azzurri-Athletic Club, Molassana-Santa Maria, Rapallo-Real Valdivara, Taros-Romito, San Margheritese. Va osservato che il Rapallo, anche se fuori dai giochi, potrebbe fare un grande favore a Casarza, che è occupata sul campo di una pericolante, e la San Margheritese, che ha una partita tra virgolette abbordabile con la Taros Romito. Dicevo, il Rapallo potrebbe fare un grande favore alle due cugine, battendo il Real Valdivara, e la squadra di Bottaro ne ha le possibilità. Bisogna vedere se ne ha a questo punto la volontà e soprattutto ne ha ancora il morale. Detto questo, un'ultima considerazione finale su tutti e tre i campionati. Fa specie che a un mese e mezzo dalla conclusione della stagione regolare non ci sia una sola squadra di tutte le squadre del Levante di promozione, Serie D e Eccellenza, che sia tranquilla, forse a parte il Sesto Levante che sta solo lottando per la gloria. Cioè tutte le squadre stanno ancora combattendo, chi per i playoff, chi per i playout, chi per evitare la salvezza, chi per essere promossi direttamente. Era raro vedere una stagione così interessante, speriamo che lo sia fino all'ultimo. Detto questo, abbiamo veramente concluso, vi ringrazio, vi saluto e vi do l'appuntamento la settimana prossima.